Buongiorno a tutti, è una bella giornata a chi se la sta godendo, perché stamattina c'è proprio una giornata di cacca, per non essere volgare, abbiamo detto di cacca. Allora, come sono alzato? Guarda che su, mi sono lavato, mi sono vestito, voilà, faccio un free. Poi i pantaloncini, si sta i pantaloncini. Ovviamente c'è un maglione fino e giù botte. Oggi mi sono fatto bello, tutto stirato, look. E che cosa ho fatto? Sono sceso. Sono andato a fare un giro con la bicicletta. Mi è tornare e dico, ma mi è messa fame. Vado al frigorifero e oggi mi mangio zuppa di lenticchie con cereali e asparagi. Buono! Guarda, alla doc. Alla doc. Bene. E ho detto, mo gli porto una vaschetta a mio padre. A mio, così mio padre sarà, perché io qui di mangiare ce ne ho. Io penso anche a mio padre. Nel momento di chiudere la porta della cantina, io c'ho il garage e c'ho anche la cantina, c'ho due stanze, uno il garage e la cantina. Nel momento di salire le scale, va, scivolo, e meno male che vado di mani così sulle scale, boom, che se andavo così, stamattina mi dovevo spaccare la mascella, come minimo. Ma c'è da avere, oh! Chi te sono sentenze? Quelle sono le malelingue! E io, per le malelingue, sapete che cosa faccio? Prima ci bevo su. Ah, dai! E poi, tutto a questo posto, ciee! Che mi stanno indovinando! Mi stanno indovinando! Non si sa chi, perché certamente i nomi. Prima i nomi non si fanno e poi come faccio a sapere chi e non chi? Quelle sono le male lingue. E per sconfiggere la male lingua, con l'indifferenza si ottiene tutto. Un bel brindisi stamattina per tutte le male lingue. Perché poi c'è anche un detto, ma le lingue me le mandano a me e ma le lingue me le vado io, le mando io alle persone. Non sto dicendo a voi, sto facendo in generale. Perché giustamente se poi mando io le male lingue miei si avverano. Perché io sono il maestro delle tenebre, alla doc. Ok, accomodiamoci, aggiustiamo la candy, la mia candy, oh candy, come sei bellissima. Allora, di nuovo buongiorno a tutti. In teoria oggi mi dovrebbero arrivare, poi sul foglietto di spedizione che mi ha mandato, innanzitutto un buongiorno al grandissimo Marco Frater. Mi ha fatto la foto, mi ha mandato la fotografia del foglietto di invio del corriere, di spedizione. E lì stava scritto 12:15. Oggi è 12, dovrebbe arrivare già oggi, può arrivare domani. Da arrivare deve arrivare perché c'è un problema del corriere, si sa, c'è un ritardo. E poi
Poi innanzitutto salutiamo anche... Però di arrivare, devono arrivare. Vabbè, poi molto con me. Tutto questo, te ne vado. Dai! Poi salutiamo il carissimo Cischi alla DOC. Solimena Giuseppe, Anna, Desiree. Un saluto speciale al manager Alessandro alla DOC. Salutiamo anche tutti i gruppi. E poi dobbiamo salutare oggi e poi facciamo il mio pranzettino alla DOC, a base tutto di verdura. E c'è la vegana. Poi le vegane. Perché poi se sapete la verità, questa è ricetta vegana. Assaggiamola, vediamo com'è la ricetta vegana. Vabbè, eccola qua. Assaggiamola, vediamo come mangiano i vegani. Giustamente, io mangio la carne, la pasta e il pesce e loro mangiano la verdura. Però il problema è il treno, un centro speciale treno. Il problema è un altro, perché a me piace anche mangiare la verdura. Non sempre come fanno loro, però a me piace mangiare la verdura. Ognuno è libero di mangiare quello che vuole e nessuno deve giudicare. A me mi piace la carne cruda, a loro mi piace la verdura. Ognuno è libero di mangiare quello che vuole, perché dobbiamo criticare. Non dobbiamo criticare. Ognuno è libero di mangiare quello che vuole. Bene, allora, oggi salutiamo il carissimo Michele. Scusatemi. Oggi salutiamo il carissimo Michel e Romina. Poi salutiamo Giuseppe Renna da Monte Parano, provincia di Taranto. Poi salutiamo Buse e Alessio Ale. Bene. Ora andiamo avanti alle danze. Stamattina faccio una giornata. Di cacca. Beati voi che giustamente da quelle parti, non so, c'è un bel sole. Almeno vi godete il sole. Perché io non vedo l'occhio più di mo, che non andrà a fare la dell'umaca. Bene. Questa è una ricetta vegana. Questa è una zuppa, abbiamo detto, una zuppa di lenticchie, cereali e asparagi. C'è di tutto, patate, madonna me, cotto e mangiato. Però, buono. Certo che si trattano bene pure loro. Vabbè, è una bella zuppa, può andare, dai. Madè. Senti, amici, mi conoscono tutti. Quando sono uscito dal portone, che stanno a Fongio, ho visto un'operaia che lavora dove sta mia madre, la casa di riposo. Romolo, grande, sono grandi, continua sempre così, perché qui mi conoscono tutti. Romolo, la mamma sa da Dio, meno male, ho detto io da 3 mesi non la vedo, non ti preoccupare, ci dai un bacio da parte mia. Certo, Romolo, alla doc, ma poi quella là, mannè. Questa macchina lì, ma che cosa vuole questa macchina? Era l'infermiera che lavora da mia madre. Madre, oggi ci siamo vestiti da Vasco Rossi. Magari ero Vasco Rossi.
Ma lei. Un saluto speciale anche a tutta la mia famiglia, Nicola, mio padre, Claudio, Giuseppe, mia sorella, mio cognato Raffaele, Ciambelli, Caro e Angela. E Caro anche oggi non è venuto, anzi, neanche ieri è venuta. Spero che viene oggi pure. Chi la capisce quella là? Ma sì, quella là verrà, ha detto mia sorella, non si preoccupa, quella là. Dici così e poi viene. È vero, a facciamo così. Però sta tardando, qual è il problema? Fate una settimana. E prima due giorni, tre giorni, quando c'è ancora una settimana. Beh. Di più, una settimana e mezzo. Non mi interessa, in modo anche sapere. Quando vuoi venire, io ieri, yeah, sinceramente, l'ho vista. Ho detto così, quando vuoi venire, classe l'aereo, perché il garage l'ha costruito lei, io l'ho legato, ma i disegni che vedete, ho fatto tutto lei, qui di me non è niente. Di me possono essere soltanto i divani, il tavolo, ma tutti i disegni che vedete qua, e poi lei ogni tanto, quando viene, si mette pure a disegnare, ha detto che me li deve tutti aggiustare, tutti belli aggiustare, belle... quello là, perché ha passato il tempo, il disegno si va. Voglio, non c'è che buon gusto. Ma dai. Però, io, giustamente, non per dire, i vegani mangiano bene. Vi siete guadagnati un bel saluto. Un saluto speciale a tutti i vegani. Alla! Perché praticamente ho assaggiato la minestra vegana. È buonissima. Oh, però se mi volete invitare a mangiare, io mangio il pesce crudo, la carne cruda, e voi mangiate la verdura. Anche perché la verdura la mangio pure io con voi. Però io devo mangiare la verdura, la carne, il pesce, tutta, madonna me, e è buono. A casa mia a mangiare, non io da voi, è meglio. E facciamo un bel tavolo, tutta base di verdure, e mezzo tavolo, allora il tavolo com'è? È quadrato così. Lo apre questo tavolo che ho io, si apre. Facciamo un'ammazzata grossa di carne e pesce, ma è uno strappo a me di verdura, perché la verdura piace pure a me. Ma la verdura che dico io, la rucola, vabbè, voi la rucola, ve la mangiate, le gelate normali, i finocchi, la cipolla rossa, vabbè, quelli li mangiate pure voi, vabbè, ok. E voi li fate una tavolata tutta di verdura. Poi giustamente è chiaro che poi se vedete il maestro di mangiare vi metterà anche a voi la voglia. Mamma mia! Alla doc. E niente, che voglio dire, abbiamo scherzato, abbiamo riso. Maledetta primavera! Non vedono che mi aggiusti il motore. Tre giorni a piedi, ma stiamo scherzando, che mi fanno male, mi fa male tutto il sedere. Vabbè, vabbè, lasciamo stare, sedere, le cosce, i piedi. Tutto mi fa male, tutto. Cioè. Il maestro in bicicletta. Oh! Vabbè, va. Siamo a fare. Se arriva la birra oggi. Mamma! 10 latini me le devo fare. Bene. Oggi ho bevuto di meno, guardate. Due bicchieri di vino. Io vi ringrazio, come sempre, più di prima vi amerò. Mi raccomando, condividete questo video. Chi non è iscritto ancora sulla nuova... scusatemi. Sulla...
sul canale YouTube alla Doc Romolo, iscrivetevi. Poi chi non è iscritto sulla nuova pagina che stavo dicendo, viene prima YouTube e poi Facebook, sulla nuova pagina Facebook alla Doc Romolo, iscrivetevi pure lì. E chi non è iscritto ancora su Instagram alla Doc Romolo, iscrivetevi pure lì. Io vi ringrazio come sempre. Vi auguro una buona giornata, per chi c'è una buona giornata, perché c'è un tempo di cacca come qua, ci vediamo adesso. Niente, vi voglio bene. Un brindisi alla vostra salute di tutti quanti, amici, amiche, signori, signore, ragazzi, ragazze, fratelli, sorelle e così, bambini soprattutto. Vi voglio tanto bene e buon mercoledì a tutti. Alla doc. Mother.